Hai visto Wallace? Eivor, se hai un momento per me... Petra, che succede? Sono preoccupata per mio fratello. Wallace doveva essere a casa ore fa, ma di lui non c'è alcuna traccia. Di solito è puntuale. Vorrei cercarlo nei boschi, ma da sola temo che non avrei fortuna. Verresti con me? In due batteremo meglio il territorio. Iniziamo a cercare. Dove andiamo? Verso Peterborough. È dove acquista i suoi estratti tannici. So che a volte si accampa a un crocevia lungo la strada. Hey, Eivor! Eivor, hey! Ricostruiamo gli spostamenti. Speriamo non abbia fatto stupidaggini. Gli è mai capitato di farne? Mai. Per questo sono preoccupata. Ti ho detto come l'abbiamo trovato, vero? Sì, ricordo. Un cervo bianco vi condusse al piccolo Wallace. Come fosse destino. Destino, sì. Come se fosse un passaggio tra custodi, dove Wallace ci fu affidato come un piccolo tra i giunchi. Ci siamo. Forse si è fermato nei paraggi. Se è così, troveremo tracce. Ispeziona l'area, Sinin. Oh no! Eivor, di qua! Degli attrezzi. Se appartengono a Wallace, perché li ha portati fin qui? La traccia porta in basso, verso chissà dove. Cerchiamo di restare calmi. Attenta, Petra! Guarda gli occhi. C'è qualcosa che non va in lui. C'è un forte odore qui. Strano, inebriante. Non lo riconosco. Ha un'acidità familiare. Ma non so perché. Non è un odore di morte. È quasi... piacevole. Credo siano gli abiti di Wallace. I calzoni sono bagnati. Forse se l'è fatta sotto. Qualcuno è stato ferito. Da un pugnale, credo. Wallace è stato qui. Si è fatto qualcosa da mangiare. Oh mio Dio, Eivor! Eivor, da questa parte! Cos'hai trovato? L'ho visto, Eivor. Era qui vicino. Wallace! Il cervo bianco! Lo stesso cervo che mi ha portata da Wallace anni e anni fa. Era proprio lì. L'ho visto lì. E sei certa? L'ho visto come vedo te ora. È tornato! Il nostro guardiano è tornato per portarci da mio fratello! Forza! Petra! Dove sei? Eivor! Sono qui! Vieni! Petra! Petra! Mimir, guidami tu! Ho perso anche lei! Che cosa vedi, Sinin?
Petra! Fatti vedere! Si sta facendo buio! Ah, il cervo. Lui saprà dove è andata. Mi dispiace disturbarti, mio signore. Eivor, sono lieto di vederti. Sei il cervo bianco della storia di Petra? Certo che sì, guardami. Forse tu puoi aiutarmi. Petra è scomparsa. Devo trovarla prima che il sole scivoli via. No, no, Petra non è scomparsa. È vicina, molto vicina. E ti aspetta. Seguimi. Tu sei il guardiano di questo luogo. Vivi una vita soddisfacente qui tra le valli e le colline di Mercia? Voglio altro e assaporo ogni momento. È una vita dignitosa. Ma perché tu e Petra siete venuti qui e vi aggirate nei boschi? Siete a caccia? Diciamo così. Stiamo cercando suo fratello, Wallace. Lo attende da tutto il giorno. Oh, certo, sì. Dove sarà mai Wallace? Chissà dove sarà. Petra è qui. Temo di averla persa. Era qui un momento fa. Che sta succedendo? Non posso restare. Non qui, non ora. Portatevene nella sala di sotto, Ungr! Cosa avete fatto a Petra? Siamo in sequenza! Sì, scusami. Vieni ora. Credo di sapere che troveremo uomini. Lassù! È dove conduce la pista. Petra, ho incontrato il tuo amico, il cervo. Ma è svanito davanti a me prima che ti trovassi. È venuto da te? Per poco. Abbiamo parlato prima che scomparisse. Un vero peccato. Mi piaceva stare con lui. È uno strano Seidr, Petra. Dove sei? Eivor, forza! Sono qui! Petra, ma come ci riesci? Non c'è nessun trucco. Mi basta pensarci e funziona. È come camminare. Prova! Ancora? Petra, come... Posso riuscirci, Petra? Su, provaci! Forza! Corri in linea retta!
troppo! È troppo! Incredibile! Ce l'hai fatta, come Sinin! E non hai neanche un graffio! Andiamo ora, Wallace dovrebbe essere là! Sei certa che Wallace sia qui? Non c'è nessuno? Sì, credo di sì! Chiediamo ai conigli! Loro sapranno qualcosa! Ma certo! I conigli! Siamo già stati qui. Qui è dove i lupi ci hanno attaccati? Sì. Speriamo che i loro spiriti non siano inquieti e che non tornino per divorarci. Oh no! Gli spiriti dei lupi sono desti! Salute, scoiattolo. Spero di non interromperti, ma hai visto mio fratello Wallace? Non ti senti? Questo è inglese! Aspetta, aspetta! Cervo bianco! Ci porta da Walla! Forza, Eivor, inseguilo! No, no, ti prego, non svanire! Non ora! Non finché non abbiamo trovato Wallace! No, no! Resta qui! Ma qui siamo a casa. Abbiamo girato in tondo per niente. Ma cosa stiamo guardando? Wallace! Brutta testa di vitello! Ti abbiamo cercato ovunque! Ed eccomi qui, ben riposato e pronto a lavorare. Sei in ritardo di giorni! Ho trasportato un carico piuttosto pesante, mi ha rallentato, e così mi sono accampato e ho colto dei funghi per una zuppa. Ma credo di aver raccolto dei funghi strani, mi hanno confuso. Ho strappato i vestiti e mi sono svegliato nudo nei boschi. Poi sono tornato a casa, nudo come Dio mi ha fatto, e mi sono rivestito. Sono tornato per i miei attrezzi. Funghi. Quindi il cervo è stato un sogno. Forse sì, ma non sminuire i sogni. Spesso hanno più valore delle nostre ore di veglia. Forse sono ancora sotto l'effetto dei funghi, ma è bello. Mi sono divertita oggi. Forse potremmo rifarlo ancora, senza funghi. Potremmo. Ma dovremmo chiedere il permesso ai conigli. Ah.
Vela! Catturate il vento! Usare il cappuccio. How to swim here.